Buon pomeriggio a tutti, facciamo il punto della situazione su questa emergenza, soprattutto alla luce del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'ordinanza regionale. Parto però con una buona notizia: oggi l'Ains di Pordenone mi ha consegnato in buoni 5.000 euro per fare la spesa. Significa poter dare questi buoni a famiglie che arrancano. Questa crisi ha ampliato la platea di persone che fanno fatica anche a fare la spesa. Abbiamo la nostra anagrafica e provvederemo celermente a consegnarli a chi di dovere. Dicevo, delle novità. Da oggi le attività che fanno somministrazione di bevande, di alimenti, di cibo potranno optare non solo per la consegna a domicilio, ma anche per la funzione da asporto. Cosa significa? Significa che il cliente deve telefonare al negozio o mandare una mail, sarà il commerciante ovviamente ad attrezzarsi, ordinare la merce, concordare l'orario di ritiro, recarsi in negozio, entrare singolarmente una persona per volta, rispettando le norme di sicurezza e consumare quanto acquistato non nelle prossimità del negozio, ma o a casa o nel proprio ufficio. Per quanto riguarda l'asporto e attività fisica, l'ordinanza cancella il limite di 500 metri, quindi si può fare la passeggiata dove si vuole, all'interno del perimetro del proprio comune, e ovviamente è ammessa anche l'attività fisica. Attenzione, questo non significa che con la macchina posso spostarmi da un luogo all'altro la città per andare a correre. Non parto da Rorai per andare a Vallenoncello perché mi piace di più correre in quel luogo. Significa solo che dalla propria residenza ci si può spostare per fare attività motoria. Quindi posso correre, posso andare in bicicletta, posso passeggiare. Ho bambini, posso portare fuori i bambini e posso andarci, se convivente ovviamente, insieme alla mia famiglia, papà, mamma e i bambini o il bambino. Mentre bisogna sempre rispettare in ogni caso le distanze di sicurezza quando si incrocia qualcuno. Posso girare liberamente con l'auto all'interno della mia città? No, ci si sposta con l'auto solo ed esclusivamente per ragioni di comprovata necessità. Quindi, come sempre, la spesa, andare in farmacia o andare in quei negozi che sono aperti perché hanno il codice Ateco che glielo consente. Portate con voi, anche quando fate attività fisica, l'autodichiarazione, perché questo agevola il lavoro delle nostre forze dell'ordine che capiranno subito che siete residenti a Pordenone e conseguentemente potete circolare all'interno della città. Sarà possibile farlo nei parchi? No, fino al 4 di maggio. I parchi restano chiusi, il 4 maggio verranno riaperti, ma attenzione che la disposizione è chiara. I parchi non saranno luoghi di stazionamento, saranno luoghi di transito. Cioè potrete passarci per fare la vostra attività fisica o la vostra passeggiata, per prendere una boccata d'aria, ma non per prendere il sole, leggere un libro, mangiare un panino. Tant'è vero che i sindaci saranno obbligati a vigilare sul rispetto delle norme e noi lo faremo attraverso i nostri volontari. I mercati riapriranno? Sì, riaprirà il mercato cittadino il 6 maggio, mercoledì, solo e esclusivamente per le attività alimentari e affini, frutta e verdura per esempio. Non possiamo proprio invece ospitare gli ambulanti di altri settori merceologici perché non è consentito. Il giorno dopo, giovedì, riaprirà il mercato di Torre, sempre solo alimentari, e il giorno dopo quello del Sacro Cuore e anche quello di Villanova, sempre e solo alimentari. I cimiteri riapriranno? Per ora no, c'è una circolare del Ministero della Salute che non lo permette. Stiamo attendendo notizie, magari da qualche parte, per poterci appigliare per riaprirli, perché tante sono le richieste e le sollecitazioni. Mi rendo conto che tutti abbiamo il desiderio di portare un fiore sulla tomba dei nostri cari, però al momento non si può. Se si potrà nei prossimi giorni, ovviamente ve lo comunicheremo tempestivamente. Invece l'Ecocentro riaprirà su appuntamento tutti i giorni da giovedì. Trovate i numeri di telefono sia sul sito del comune sia sul sito di IGEA. Da lunedì prossimo verrà anche riattivato il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti. Guardate, utilizzate questo servizio, è sottoutilizzato ed è fondamentale, perché invece che abbandonare rifiuti accanto ai cassonetti, con pochissimi soldi viene un servizio portabile via direttamente in Ecocentro. Quindi aiutiamo la città a restare più pulita, evitiamo atti di inciviltà e contestualmente evitiamo anche di pagare le spese del recupero di questi rifiuti che verrebbero distribuiti su tutti. Per quanto riguarda il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 4 maggio si potrà andare a trovare anche i propri congiunti. È scritto chiaramente, non significa cene, feste, party, significa andare a trovare i propri congiunti rispettando sempre le norme di sicurezza. Inoltre le cerimonie funebri si potranno fare con al massimo 15 familiari. Ora,
In mezzo al dibattito si doveva aprire di più, si doveva aprire di meno, io ho una mia opinione, non dico niente. Spero solo che tutto questo finisca al più presto, che arrivino presto gli aiuti per le nostre attività economiche, che Pordenone possa risorgere velocemente. Un abbraccio a tutti e a domani.